A questo punto farei una cosa, inviterei il presidente Antonello Soro, presidente dell'Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali, il dottor Roberto Chieppa, consigliere segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato, al tavolo, dovrebbero esserci anche già indicati chi si è a posto, in modo da iniziare a discutere con il presidente Vinzi dei temi che sono emersi che ha lanciato la professoressa Rossi Galeo, che sono emersi dalla puntuale presentazione del professor Bassano. Presidente Soro, io devo dire che ho avuto la fortuna di leggere qualche straccio della ricerca e, sul tema privacy e social media, trattamento dei dati personali. La domanda che mi sono fatto, che giro a lei, è: c'è da essere preoccupati? Cioè, quante cose non sappiamo di molte applicazioni che ci chiedono di entrare nei nostri device e poi sfruttano le informazioni, le trasmettono? La finta gratuità, in questo senso, può essere un trabocchetto, un tranello di cui dobbiamo temere? Soprattutto il garante della privacy si è mosso tanto, si è mosso bene, che cosa pensa di fare nel prossimo futuro? Da ora in poi ricordo a tutti gli oratori la cortesia di interventi a 10 minuti ciascuno e poi magari facciamo qualche piccola domandina e volta risposta. Presidente, grazie mille. Grazie al Presidente Finzi, grazie a tutti. La domanda posta in questi termini richiederebbe la mia relazione annuale al Parlamento che mi riservo di fare a giugno. Allora ci dà qualche anticipazione. Potrei anticipare facendo alcune considerazioni, anche perché ho avuto modo di leggere il rapporto che oggi viene presentato, e la prima considerazione è che emerge con chiarezza che il tema dell'economia digitale in tutte le sue articolazioni coinvolge sempre di più le autorità indipendenti, tutte le autorità indipendenti. Questo perché, a mio parere, le autorità indipendenti possono esercitare forme di, tra virgolette, regolazione più agili, anche coinvolgendo direttamente gli stakeholder, per governare processi di cambiamento indotti dalle innovazioni tecnologiche, ma soprattutto dalla velocità con cui questi cambiamenti si verificano. Un terreno nel quale è spesso difficile, lo ha accennato il Presidente prima, utilizzare le tradizionali categorie giuridiche. Come si evince, mi limito agli aspetti che riguardano la ricerca in materia di protezione dei dati personali, a partire dai modelli economici legati alla condivisione, largamente basati sul flusso, si è detto, ininterrotto di dati. La tecnologia digitale costituisce il fattore abilitante che ha ampliato notevolmente, ha stravolto le potenzialità dell'economia condivisa. I nuovi modelli di business si fondano sullo scambio di dati resi accessibili e disponibili dagli utenti stessi. E questa considerazione di carattere generale riguarda l'intera economia digitale in tutte le sue forme, dai modelli di consumo condivisi, la sharing economy, si dice ora, all'internet delle cose, dai big data a quello del cloud computing, alle nuove applicazioni ancora inesplorate o comunque non largamente apprezzate dell'intelligenza artificiale. L'ingente disponibilità e accessibilità ai nostri dati, che possono essere raccolti, scambiati, elaborati con continuità senza alcun intervento attivo o consapevole delle persone, rappresenta l'elemento portante di questa nuova dimensione dell'economia, ma anche della dimensione della vita, così come si è andata dispiegando in questi anni. Le informazioni relative agli individui rappresentano oggi il bene economico principale delle imprese. Ma se da un lato la tecnologia offre nuove potenzialità di sviluppo, grandi potenzialità, dall'altro la raccolta incontrollata o, come si dice, deregolata
delle informazioni che ci riguardano non solo aumenta in modo esponenziale la loro vulnerabilità, ma rischia di incidere sui diritti, quale in particolare quello dell'autodeterminazione informativa, che è il diritto del singolo a decidere in prima persona sulla cessione d'uso dei dati che lo riguardano, il diritto di ognuno a una corretta ricostruzione o rappresentazione della propria identità. Il tema dello scambio, forse banalizzandolo, è evidente che se facciamo riferimento al diritto alla privacy, uno pensa che sia un diritto importante, far sapere che il signor Rossi è andato a una relazione con la signorina Bianchi è una cosa che non vorremmo far conoscere al mondo, ma non si tratta solo di questo. Far sapere o far conoscere o cedere le credenziali di accesso al nostro conto corrente ci preoccupa ancora di più, ma si tratta di quello. La protezione dei dati personali è qualcosa che va oltre la privacy ed è uno degli aspetti più sottovalutati. Quindi quando si dice che c'è uno scambio non con un aspetto rilevante ma non decisivo nella nostra vita, con aspetti che possono essere invece decisivi. Allora, l'emergere di questi nuovi modelli economici ha stimolato, evidentemente, nel rapporto in qualche modo emerge, una più esigente strategia di protezione dei dati, centrata sulla trasparenza della loro raccolta, sulle modalità con le quali sono gestiti, sui luoghi e sui tempi di conservazione, sulle misure di sicurezza adottate dalle diverse piattaforme digitali, soprattutto sulla conoscenza delle attività di profilazione che su di esse possono essere svolte. Il web dei social network è forse uno dei più insidiosi sotto questo profilo, perché il contesto amichevole che lo caratterizza agevola infatti la rivelazione di dati personali, propri e altrui, anche molto delicati, da quelli molto delicati in generale, perché si tende a pensare sempre agli orientamenti sessuali, alle relazioni intime, ma ci sono anche delle rivelazioni dell'orientamento politico che incidono poi nella vita delle persone per gli effetti che inducono qualche volta più di quanto, anzi sempre, molto più di quanto nell'atto della cessione in un social viene valutato. E questo rischio produce l'utilizzazione di quei dati per fini diversi, in particolare per scopi di profilazione diretta e indiretta di gruppo, che possono determinare conseguenze rilevanti. Sulla base dei dati ricavabili dalla navigazione in rete, dalla pubblicità comportamentale, i gestori delle piattaforme creano profili ai consumatori, indirizzano la produzione commerciale verso specifici modelli di utenza, così da secondare i gusti. Di fatto le piattaforme diventano poche piattaforme nel mondo, diventano gli intermediari esclusivi fra produttori e consumatori, cambiando e stravolgendo la configurazione della economia così e delle categorie economiche come le abbiamo studiate per non decenni, per secoli probabilmente. In questo senso la condivisione dei propri dati personali, per quanto apparentemente gratuite, alimenta una vera e propria economia basata sui dati, sullo sfruttamento commerciale dei dati, che rischia di minare i presupposti per la garanzia dei diritti individuali. E sul tema della profilazione va detto subito che il nuovo regolamento approvato a maggio, il regolamento europeo sulla protezione dei dati, pone limiti più stringenti e garanzie puntuali, in primis un consenso esplicito e informato, oltre a un diritto di opposizione rafforzata, ma soprattutto nel ribadire che il potere di decisione non possa essere delegato in toto agli algoritmi, richiamando il divieto di essere sottoposti a una decisione unicamente tramite valutazioni automatizzate, imponendo che in ogni caso sia garantito il diritto di esprimere la propria opinione e di contestarla. Naturalmente, lo abbiamo già detto e sentito stamattina, sistemi digitali sempre più avanzati implicano maggiori rischi di vulnerabilità. La sicurezza si configura come un elemento imprescindibile per accompagnare tutti i processi dell'economia fondata sui dati. I risultati delle ricerche sui crimini informatici
che riguardano il nostro paese non sono confortanti sotto questo aspetto. Siamo il quarto tra i più colpiti in Europa, un'azienda italiana su 5 ha subito frodi informatiche, ma solo il 53% ha attivato un piano di prevenzione. Inarrestabile la diffusione del ransomware, che generano vere e proprie campagne di estorsione informatica. Una recente indagine condotta a livello europeo sostiene che il 45% degli utenti online è stata vittima di una qualche forma di cybercrime, ma il 65% ha scelto di non denunciare l'incidente alle autorità, qualche volta anche perché non se ne è accorto, molte volte. Le statistiche confermano che i settori in cui si sono registrati i maggiori attacchi sono proprio quelli dei servizi cloud, delle mail, dei social network, dei siti di e-commerce. L'insicurezza cibernetica è un problema non soltanto di ordine economico e tecnologico, ma rischia di esporre informazioni rilevanti a gravi conseguenze, perché la vulnerabilità dei nostri dati significa vulnerabilità delle nostre persone, è uno dei presupposti sui quali dobbiamo fondare qualunque valutazione sulla società digitale. Se sono vulnerabili i nostri dati, magari quelli relativi al nostro fascicolo sanitario elettronico, sono vulnerabili le nostre persone. E quelli sopra accennati sono soltanto alcuni dei temi sui quali la nostra autorità si è confrontata, maturando una discreta esperienza nel prevedere specifiche misure a protezione dei sistemi delle banche dati. Mi limito a richiamare il lavoro svolto a livello internazionale sulle app mobili, quello svolto sulle piattaforme che abilitano i servizi di pagamento elettronici o i servizi per la mobilità, oltre al provvedimento adottato nei confronti di Google con un qualche successo, e quello attivato, l'attuale istruttoria attivate aperte nei confronti di Facebook e WhatsApp. Nell'ambito dei nostri interventi cerchiamo sempre di bilanciare le esigenze delle imprese interessate giustamente a sfruttare le grandi potenzialità offerte dalla tecnologia con il rispetto di specifiche misure di sicurezza, quali le tecniche di anonimizzazione dei dati, la raccolta e l'utilizzo dei dati aggregati, l'adozione di tecniche sicure di trasmissione tra i diversi dispositivi e piattaforme, l'impostazione di ragionevoli tempi di conservazione e i sistemi automatici di cancellazione, la necessità di individuare i luoghi dove i dati vengono conservati. Queste problematiche dei sistemi innovativi proposti ai cittadini in merito alla raccolta dei loro dati sono emerse, lo cito, chiedendo perdono per la divagazione, ma è un aspetto che in questa sede va richiamato, con riferimento alla Privacy Sweep 2016, indagine a carattere internazionale dedicata a verificare il rispetto della privacy nell'internet delle cose, oggetto di specifica attenzione anche nel report illustrato. Il garante italiano si è concentrato sulla domotica per verificare il grado di trasparenza nell'uso delle informazioni personali dei consumatori e il rispetto delle norme sulla protezione dei dati da parte delle aziende, anche multinazionali, operanti in questo settore. Come era stato per le precedenti indagini, i dati emersi sollevano forti preoccupazioni. Il 20% non fornisce appropriate informazioni sulle modalità di conservazione dei dati. Il 30% non garantisce semplici modalità di contatto ai clienti che desiderano chiarimenti in merito al rispetto della propria privacy. Il 90% non spiega agli utenti come cancellare i propri dati dal dispositivo. Mai come oggi appare quindi evidente come la protezione dei dati personali possa rappresentare una risposta all'avanzare di una tecnologia incontrollata, il presupposto essenziale per garantire un equilibrio fra innovazione e tutela delle garanzie dei cittadini. Comincia a crescere, spero, la consapevolezza che rispetto a queste grandi sfide, che sono le grandi sfide di questo tempo della nostra storia, sia indispensabile pervenire a standard comuni a livello globale nella tutela dei diritti della persona, uno statuto essenziale di garanzie e di libertà. E questa certamente una grande ambizione prossima all'utopia. E in questa cornice così delicata si inserisce il Privacy Shield,
il nuovo accordo per il trasferimento dei dati dall'Europa e da e per Europa Stati Uniti, che si è reso necessario per stabilire rapporti più equilibrati, anche commerciali, fra i due versanti dell'Atlantico. Rapporti seriamente compromessi dalla vicenda del Datagate negli anni scorsi, che hanno portato la Corte di Giustizia Europea ad annullare il Safe Harbor, la cornice giuridica all'interno delle quali per decenni si sono svolti questi rapporti. Ora però, a pochi mesi dall'approvazione del Privacy Shield, cioè di una nuova cornice, accade che in Europa, in contraddizione in qualche modo con la nostra storia giuridica sulla storia del diritto europeo, alcuni paesi, mi riferisco in particolare alla Francia e alla Germania, hanno approvato all'interno di norme in materia di investigazioni norme che consentono una sorveglianza molto più spinta, reintroducendo quel principio del doppio standard fra cittadini interni ed esterni, che era uno dei punti di criticità maggiori del sistema americano, nei confronti del quale la Corte di Giustizia ha ritenuto di annullare il vecchio trattato. Ecco che quindi si rischia davvero di andare in controtendenza, e mi fa piacere in questo scenario però richiamare il significato che ha avuto l'approvazione del nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, che è la novità più importante, perché armonizza l'ordinamento dei paesi europei, ma diventa, come dire, il modello nei confronti del quale vanno orientandosi molti paesi anche extraeuropei. Lo scopo di queste disposizioni, che diventano centrali quando si parla di economia condivisa, è quello di dare responsabilità ai titolari, spingendoli verso l'adozione di modelli organizzativi e tecnologici sicuri. Concetti di privacy by design e privacy by default, che puntano a modelli di sicurezza e protezione dei dati perfettamente integrati fino alla fase di progettazione rispetto alle tecnologie abilitanti, fondati sulla valutazione dei rischi. Sono queste le condizioni affinché anche lo sviluppo dell'economia condivisa venga in un quadro rispettoso dei diritti. Peraltro queste norme dovranno essere rispettate anche dalle imprese straniere che operano in Europa, che offrono beni e servizi ai cittadini europei. Questo aspetto, quello della extraterritorialità delle norme richiamate, è particolarmente rilevante anche nel contesto dell'economia della condivisione, dove accanto a piccole start-up italiane si registrano grandi colossi. Come emerge da uno specifico studio, almeno 11 piattaforme straniere di sharing economy operano in Italia senza avere alcun ufficio. L'approvazione del nuovo quadro giuridico permette di affrontare una delle sfide più importanti che il legame tra tecnologie, nuovi diritti e strategie di prevenzione pongono alle nostre democrazie: la convergenza globale nella tutela del diritto, quello della protezione dei dati, che rappresenta il primo presupposto di libertà della società digitale. Ripeto, è forse un'ambizione prossima all'utopia, ma mi pare che non ci sia molto altro da guardare come orizzonte del nostro impegno. Insomma, lei lancia un monito molto importante da questo punto di vista. Immagino che la sua autorità sia attenta a tutto quello che possa poi sfociare a questo sentiero di tutele previste per i consumatori. Anche ci dobbiamo attendere anche altri interventi a breve, oppure insomma che cosa ci può anticipare, che cosa pensate di fare per garantire anche maggiori tutele, insomma, perché il quadro che traccia è veramente inquietante, no? Beh, work in progress, quindi il campo è vasto, per fortuna esiste nell'ambito della protezione dati un po' più di sintonia e di armonia europea rispetto a quella che esiste fra i governi in altri campi, e questa spinta, il fatto che anche il Regno Unito, anche dopo la Brexit, abbia annunciato di voler conservare come propria
disciplina, quella approvata con il regolamento europeo, il fatto che in molte parti del mondo in questi mesi si siano manifestate volontà di assumere il nostro regolamento come bussola in materia di protezione dei dati personali, l'interesse delle grandi compagnie degli internet provider a non perdere di vista la fiducia dei consumatori e quindi investire anche da parte loro in una qualche misura in più di tutela, questa cornice, diciamo, che è una cornice di luci e ombre, ci mette nelle condizioni di insistere nella direzione in cui abbiamo lavorato in questi anni, naturalmente con risorse che nel nostro paese sono affidate alle autorità di protezione dei dati, misurate sull'idea della privacy così come era 20 anni fa. E forse bisognerebbe che il legislatore italiano accelerasse, diciamo, questa assunzione di consapevolezza per sapere che se si vuole gestire un ruolo attivo in questo campo così vasto, così velocemente mutevole, un'autorità indipendente, le autorità dipendenti europee, non è molto diversa la condizione delle autorità degli altri paesi europei, possono diventare uno strumento estremamente importante di cooperazione, di impegno per radicare fin dal momento in cui vengono progettati i nuovi presidi dell'economia, le nuove infrastrutture dell'economia, fondamentali garanzie dei diritti dei cittadini. Grazie davvero. Grazie.